Ritrovati da Roberta Sias in diretta su Cusano Italia TV, canale 264, nuova puntata di Una mela al giorno estate, con cui tentiamo insomma di tenervi sempre compagnia, sempre aggiornati sui principali fatti di attualità. Stiamo seguendo quello che è l'argomento centrale in questo periodo, l'emergenza da Covid-19 e anche le sue ricadute nei diversi ambiti. Oggi la prima parte di Una mela al giorno estate è concentrata soprattutto sulla situazione del turismo in Italia, visto che siamo anche in un giorno particolare, Ferragosto. Ne approfittiamo insomma per dare comunque l'augurio insomma a tutti i vacanzieri, a quelli che stanno cercando insomma in questo weekend di godersi magari i primi giorni di ferie. È anche vero che però il turismo in Italia non se la sta insomma passando benissimo, e di questo noi ne parliamo con il professor Marco Valeri, che si occupa dell'organizzazione appunto aziendale dell'Uni Cusano. Benvenuto professore. Benvenuto a voi e buon Ferragosto a tutti. Professore, partiamo da una notizia abbastanza recente, una fotografia che è stata scattata in Sicilia che rende bene la situazione comunque del turismo in Italia post-Covid. Spiagge piene e hotel completamente vuoti, con 27.000 aziende a rischio. La prima domanda che mi viene naturalmente spontanea è questa: qual è la situazione del turismo in Italia dopo l'emergenza che abbiamo vissuto? Guardi, questa è una domanda da $1 milione. È un problema che abbiamo già affrontato in varie altre interviste ed è sta accadendo quello che di fatto noi ci aspettavamo. Ci aspettavamo quindi che a fronte della situazione coronavirus ci sarebbe stato sicuramente una riduzione delle permanenze dei turisti delle principali destinazioni turistiche, e soprattutto da alcuni dati quindi che emergono dalla Confcommercio sembrerebbe quindi che ci sia una riduzione pari all'80% del numero degli arrivi di turisti stranieri. Quindi capite bene che i turisti stranieri sono coloro che principalmente popolano e le grandi catene alberghiere, i grandi alberghi 5 stelle super lusso. Sì, ma non soltanto. Ha fatto bene a citare questo dato proprio dell'osservatorio Confcommercio, ne diamo un dato ancora più reale: 25 milioni di stranieri in meno insomma che non visiteranno le nostre bellezze. Però secondo comunque questo osservatorio c'è anche un dato positivo: gli italiani hanno comunque scelto un turismo in prossimità, quindi davanti a stranieri che non arrivano e italiani che scelgono in qualche modo invece le nostre bellezze, forse c'è un dato positivo, ovvero valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico. Ma sicuramente quello che lei stai dicendo è vero ed è giustissimo, perché in altre interviste abbiamo sostenuto l'importanza di far conoscere, di fare in modo che gli italiani rimanessero anche attraverso l'erogazione del bonus vacanza. Il governo stesso ha cercato di fare in modo che il turista italiano rimanesse all'interno della propria destinazione. Però capisce bene che il potere di acquisto e il potere economico di un turista americano, di un turista tedesco, di un turista russo è decisamente più forte rispetto quindi al potere economico, al potere di acquisto di un turista italiano. Quindi capisce bene che tutto il settore del lusso, ma non soltanto degli alberghi 5 stelle lusso, ma tutto anche il settore lusso della moda e tutto l'indotto di fatto ne sta risentendo, con conseguenze non affatto positive, e immaginate quello che potrà accadere successivamente anche nei prossimi mesi per quanto riguarda anche il futuro di queste imprese che operano nel settore del lusso e che operano nel settore turistico. Chiaro, professore, c'è un altro dato che comunque emerge dall'osservatorio, appunto l'analisi che è stata svolta dall'osservatorio Confturismo e Confcommercio, è il dato che riguarda precisamente il turismo nell'estate 2020, perché il 20% a quanto pare non sta prenotando le vacanze per problemi economici o indisponibilità di ferie. È un dato interessante perché se noi pensiamo un attimo ai mesi comunque di lockdown e di quarantena, diverse aziende cosa hanno fatto? Hanno preferito chiudere, mettere in cassa di integrazione e quindi
Chi aveva magari le ferie già prenotate ha dovuto in qualche modo disdire perché in questi mesi invece stanno lavorando. Questo è un altro dato abbastanza interessante. Secondo lei è comunque anche sinonimo di una certa incertezza che incide anche sul turismo? Ma sicuramente sì, è un dato questo che deve farci molto riflettere proprio perché stanno accadendo delle cose molto molto strane. Proprio leggevo qualche giorno fa un'ANSA lanciata quindi, dalla Cina che sembrerebbe che la Cina, nonostante quindi avesse un maggior numero di infettati in questo periodo, pare che le principali destinazioni turistiche sono molto frequentate. Quindi ci troviamo di fronte di fatto ad un fenomeno fortemente incerto. La cosa positiva è che gli italiani stanno riscoprendo il turismo di prossimità, ma in particolar modo vanno alla ricerca anche di destinazioni turistiche. O meglio, di destinazioni non tradizionalmente evocate al turismo, ma che di fatto quindi stanno attraendo molte persone. Faccio per esempio quello che sta accadendo, per esempio, nel Vallo di Lauro, zona quindi che in pochi conoscono in Italia, che si trova nell'area campana. È un'area che è fortemente evocata alla coricoltura, ovvero alla raccolta, alla produzione di castagne e di nocciole, e proprio in questo periodo sembrerebbe che queste zone siano principalmente evocate all'accoglienza dei turisti. Pochi giorni fa ho visitato un paesino che si trova sempre all'interno della Valle di Lauro, un paesino che non ha una storia turistica, ma di fatto quindi si sta muovendo verso questo settore. Il paesino si chiama Moschiano, in provincia di Avellino, è famoso nell'area campana italiana per quanto riguarda la produzione di nocciole e la produzione di castagne. La loro economia si basa principalmente quindi su questo settore. Si stanno attrezzando per far sì che il turista possa incominciare a visitare queste zone e quindi capire in un certo senso le attrattività e le bellezze di quest'area, che sono delle aree a molti sconosciuti, ma di fatto quindi che hanno dei paesaggi e delle attrazioni fortemente da non sottovalutare. Chiaro, professore, c'è un altro dato abbastanza interessante che è emerso sempre da questa indagine di Confturismo e Confcommercio ed è questo: la maggior parte degli italiani non stanno scegliendo in quest'estate 2020 le mete più gettonate, pensiamo a Ibiza, pensiamo insomma anche a mete estere, questo è anche dovuto all'emergenza sanitaria, ma non stanno comunque scegliendo ne nemmeno per esempio delle mete comunque italiane per andare per lunghi periodi, perché preferiscono il riposo in famiglia. O comunque una vacanza dove si può recuperare il tempo con le persone che non hanno visto durante la quarantena. Questo dato è confermato anche dal fatto che le visite ai musei sono scese precisamente dal 33% nel 2019 al 15% appunto di quest'anno e anche per esempio i dati relativi al wellness, quindi alla scelta di centri benessere o comunque terme, e anche qui si registra un calo perché scendono dal 12 al 9%, un trend insomma abbastanza diverso rispetto agli anni scorsi. Lei come che opinione ha insomma rispetto a questi dati? Guarda, indubbiamente la comunicazione che parte dai sistemi centrali, dal governo, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche dalla stessa protezione civile, di fatto scoraggiano, è inevitabile che sia così, scoraggiano il turista che preferisce, a fronte quindi dell'esperienza lockdown, della chiusura per 3 mesi all'interno delle proprie abitazioni, preferisce a questo punto recuperare il tempo quindi perso. E preferisce recuperarlo con i propri familiari, ma allo stesso tempo preferisce non rinuncia a svolgere un periodo di vacanza e cerca delle mete turistiche più vicino possibili. Per cui questa è la tendenza che noi avremo per tutta l'estate del 2020. Sicuramente, come già avevamo previsto già nei mesi scorsi, a partire dal mese di marzo, sempre dopo confronti con la Federazione Italiana degli Agenti di Viaggio e con la Federalberghi, il turismo riprenderà a volare a partire dalla fine del 2020. Tutto però è legato in un certo senso anche ai progressi che verranno fatti in merito alla definizione del vaccino coronavirus. Per cui capite che ci troviamo effettivamente in un momento di forte incertezza e tutto è legato in un certo senso all'evoluzione che il coronavirus avrà nei prossimi mesi. Ci auguriamo che si arrivi subito alla definizione, quindi di un vaccino, alla produzione di un vaccino che possa
salvaguardarci e possa in un certo senso essere importante per risollevare l'economia, non soltanto italiana, ma l'economia mondiale. Assolutamente, il vaccino è fondamentale, ma allo stesso tempo, come stanno ricordando anche in questi giorni, è di assoluta importanza andare a rispettare quelle che sono le regole essenziali, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale, per evitare comunque una seconda ondata. Professore, lei ha parlato di comunicazione dal governo ed è su questa che, insomma, su questo argomento che è incentrata anche una delle nostre ultime domande. Abbiamo assistito in questi ultimi mesi a una comunicazione effettivamente abbastanza allarmistica, tanto che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità già praticamente 2 settimane dopo anche l'annuncio del Covid-19 aveva già parlato di infodemia. Secondo lei questa comunicazione non proprio ottimistica forse ha inciso anche nel settore, insomma, turistico e anche nel settore di ripartenza comunque dell'economia italiana? Forse servirebbe una comunicazione alternativa? Lei che ne pensa? Allora, non si tratta di informazione pessimistica di cui lei, come lei sta dicendo, ma si è sempre parlato di una forma di comunicazione contraddittoria. Perché non potremmo mai dimenticarci del fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità affermava una determinata cosa che veniva ampiamente smentita dalla Protezione Civile e che a sua volta veniva ampiamente smentita dalla Presidenza del Consiglio. Quindi capite bene che la situazione, la comunicazione ha svolto un ruolo fondamentale nell'ambito della pandemia e di fatto ha influenzato il comportamento degli stessi consumatori. La nostra università, infatti, ha deciso durante il periodo del lockdown di portare avanti una ricerca molto importante, i cui risultati verranno pubblicati nelle prossime settimane, una ricerca che ha coinvolto 13 destinazioni, tra cui l'Italia, la Francia, la Germania, la Cina, il Brasile e altre destinazioni molto importanti. L'obiettivo di questa ricerca è di andare a capire come è cambiata la propensione al consumo dei turisti, le intenzioni del turista una volta influenzati dai social media, o meglio, come i social media di fatto hanno influenzato la propensione al consumo e le intenzioni consumistiche da parte dei consumatori. Per cui c'è stata forte attenzione non soltanto degli altri paesi europei, ma anche da parte della stessa Italia. È una cosa confortante che esce fuori da questa indagine, quindi dando i primi risultati, confortante non proprio, ma uno dei primi aspetti quindi che emerge, che sembrerebbe che proprio l'Italia sia stata tra le varie destinazioni turistiche quella maggiormente danneggiata da questa comunicazione contraddittoria. L'Italia sconta il fatto che è stata la prima destinazione dopo la Cina a fronteggiare la crisi coronavirus. Per cui tutti quanti gli errori che sono stati fatti in termini di comunicazione dall'Italia sono stati presi in considerazione dalle altre destinazioni turistiche come la Francia, la Spagna, la Germania, che di fatto sulla base dell'esperienza italiana e vedendo quindi gli errori che di fatto venivano commessi in termini di comunicazione hanno loro stesso evitato sfruttando tra virgolette l'esperienza italiana. Per cui noi come Italia scontiamo anche questo limite molto importante, per cui abbiamo avuto, stiamo cercando di uscire dalla pandemia e dalla crisi Covid in maniera degna, in maniera decente, ma di fatto quindi ci sono stati dei periodi, non possiamo dimenticarlo, a partire dal mese di marzo, aprile e maggio, che sono stati veramente seri e la comunicazione contraddittoria ha creato non pochi problemi. E questo è testimoniato anche da degli ultimi dati che cito, perché rispetto a giugno l'indice comunque di fiducia che sta misurando la propensione degli italiani ad andare in vacanza, è sceso di 7 punti. Da quello che comunque viene, insomma, evidenziato. Quindi c'è comunque una minore fiducia, professore, nell'andare. Ma c'è una minore fiducia anche perché gli stessi italiani hanno paura di allontanarsi, perché hanno paura che da un momento all'altro possa aumentare il numero degli infettati e gli stati, ma non soltanto gli stati europei, ma anche gli stessi presidenti di regione delle regioni italiane possano adottare dei provvedimenti di chiusura limitata
che potrebbero bloccarli in quelle destinazioni, per cui preferiscono rimanere nelle vicinanze della propria residenza e prima di allontanarsi, io credo che ci pensano un bel po', ci pensano un bel po'. Non solo, è quello che è stato rilevato anche dalle ultime informazioni, insomma, di cronaca, anche che arrivano un po' dalle spiagge. C'è molta paura anche dell'italiano nei confronti, per esempio, dell'altro, di chi arriva magari da un paese comunque straniero. Facciamo l'esempio, un inglese, così c'è stato un evento, insomma, di cronaca abbastanza recente, che si litiga addirittura per andare a misurare le distanze tra un ombrellone e l'altro, perché l'italiano comunque ci tiene anche in spiaggia a dover ribadire, insomma, le misure di distanziamento sociale, mentre invece gli straniere sarebbero un pochino più tranquilli. Questo si evince anche, insomma, in questo aneddoto che abbiamo appena raccontato. Ma io credo che siano degli episodi isolati, anche perché di turisti che di fatto arrivano in Italia dopo le limitazioni da parte della Grecia, da parte della Francia, da parte di Malta e Croazia, io credo che si tratti veramente di casi isolati, anche perché i principali fruitori degli attrattori turistici italiani sono proprio i turisti che provengono dalla Croazia, che provengono dalla Spagna, che provengono dalla Grecia e che provengono da Malta. Quindi io credo che si tratti di episodi isolati, non da sottovalutare, naturalmente. Assolutamente, andando un po' però a vedere anche le spiagge, insomma, in questi ultimi, adesso i test rapidi lo abbiamo visto, insomma, lo hanno ribadito da poco, il ministro della Salute Roberto Speranza da poco ha ribadito che il governo sta lavorando per fare, insomma, dei test rapidi, soprattutto nel mirino sono finiti paesi, come ha detto ben lei, come la Spagna, Malta e Croazia, però fino a poche settimane fa comunque ancora questa paura, insomma, queste azioni del governo non c'era. Proprio perché forse adesso con l'aumentare un po' dei contagi si è, diciamo, deciso di prendere delle misure. Io ringrazio il professor Marco Valeri, lo ricordiamo, che si occupa dell'organizzazione aziendale dell'Università Niccolò Cusano di Roma. Grazie per il suo tempo, grazie per la sua analisi e anche sempre la sua testimonianza dettagliata e completa. Grazie, professore. Grazie a lei e grazie a tutti gli telespettatori. E buon Ferragosto a tutti. Grazie, buon Ferragosto anche a lei professore e ricordiamo buon Ferragosto anche a tutti i nostri telespettatori, ma ancora la mela del giorno estate non è finita, rimanete connessi con noi, diamo qualche secondo insomma di pubblicità e ci rivediamo nella seconda parte dove parleremo dell'acqua.